si continua a dipingere su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eccoci qui per una nuova lezione del corso di pittura. Oggi daremo finalmente il tono definitivo al viso, insomma daremo la chiusura al soggetto del quadro. È un momento molto importante perché si stabilisce la definitività dell'opera stessa, o quantomeno del soggetto dell'opera, quindi massima attenzione. È qui che si decide se si vuole essere iperrealisti o se si vuole essere pittorici nel gesto. Io propenderò per la seconda, per la pittoricità. L'iperrealismo non mi si addice molto, ve l'ho già detto. Ma se volete essere iperrealisti, è proprio in questo momento che dovrete cercare di spulciare ogni piccolo particolare della foto ed immetterlo all'interno della vostra pittura. È il momento di essere più tecnici. Nel mio caso, che sono più pittorica, è il momento di essere più impressionisti, cioè prendere l'impressione di ciò che è vero e trasportarla attraverso macchie e giochi di colore all'interno della mia opera. Quindi spostiamoci sul cavalletto e andiamo subito a lavorare. Benissimo, oggi voglio ridefinire un pochettino i bianchi del viso. E allora, i bianchi intendo i chiari del viso. Allora, con una miscellanea di giallo Napoli, terra di Siena bruciato e rosso che mi sono creata qua, aggiungendo di volta in volta giallo Napoli fino ad arrivare al tono e usando il diluente, il medium alchilico, come sapete uso quello, vado ad aggiungere i chiari dove penso mi necessitino. Allora andrò a schiarire questa parte qua, andrò a schiarire tutto lo zigomo, quindi lo farò scendere più chiaro, e andrò a schiarire quindi anche questa parte della guancia che sale. Quindi aggiungo materia pittorica anche qua sulla fronte, e poi con un pennello più asciutto stendo, pur mantenendo gli sbalzi cromatici che abbiamo dato nella base, quindi le ombre rispetto ai chiari, vado a schiarire il tutto, perché naturalmente in questo momento il viso è molto molto scuro, quindi la base scura mi sarà servita per far sì che adesso che vado a chiarificare il tutto io possa avere gli stessi toni d'ombra, pur con un tono più chiaro, perché il tono più chiaro sarà più trasparente, più velato, e quindi traspariranno le ombre che avevo messo precedentemente. Ovviamente, se mi serve, prendo un punto di colore e per scurire alcuni posti inserisco ancora dello scuro. Ok? E procedo così su tutto fino a quando non arrivo a tono. Come vedete, quando inserisco i nuovi toni, poi tendo a sfumare molto con dei pennelli un po' più asciutti, in modo da non perdere la traccia iniziale che avevo dato seguendo quelli che erano i tratti somatici più puri, e nello stesso tempo dare un tono pittorico che non sia troppo fotografico all'immagine stessa. Non che dare un tono fotografico non sia giusto, è solo che a me non piace, perché non essendo abbastanza brava da riproporre una pittura iperrealista verrebbe un qualcosa di veramente troppo forzato, quindi quasi non naturale. Invece, lasciandomi sul pittorico, riesco a modulare quello che è l'armonia tra realtà, appunto, e materia pittorica, dando una parvenza reale a quello che è il volto di mio padre. Allora,
per far sì che i chiaroscuri siano evidenti, allora io carico, quindi con un pennello o scaricata a pezzuola, come in questo caso, ripasso sopra e ammorbidisco gli stacchi, ok? Da una parte e dall'altra. Faccio scendere dove mi va, che l'ombra scenda maggiormente. E poi piano piano, lavorando di sovrapposizioni e scomposizioni delle ombre, tirate fuori i tratti somatici in maniera più veritiera, piano piano. Per fondere i colori vi consiglio sempre dei pennelli piatti un po' più larghi. A me viene meglio così. E poi due colpi di luce, stendendo la maggior parte di pigmento lì dove voglio che risulti più chiaro, così anche in maniera disordinata, perché poi andrò, come vi ho detto, a sistemare successivamente con un pennello largo e asciutto. Lascio più scuro, ma sempre lo ribagno di colore, la parte che voglio invece mantenere più in ombra. Quindi con un pennello, io uso un lingua di gatto semi asciutto, e vado sempre asciugandolo sulla pezzuola man mano che si bagna di colore, ripasso e determino un po' meglio le ombre della fronte. Pennello a ventaglio, stendo un po' il colore che poi rimetto . Come vedete, il pennello semiasciutto è una grande aiuto nel momento della determinazione dei chiaroscuri finali, perché permette di cadenzare appunto i bianchi, i chiari, non bianchi, non chiamiamoli bianchi perché non usiamo bianchi, i chiari, in maniera tale però da sfumare talmente tanto da lasciare sotto
fatto tutto quello che avevamo impostato. Ecco che quindi l'impostazione primaria del quadro, il far uscire il quadro da un colore caldo, il dargli toni anche con la fusaggine, col carboncino, aiutandoci come abbiamo fatto prima, la sovrapposizione dei vari toni, il definire così bene le ombre all'inizio, tanto da fare sembrare troppo scuro il quadro, no? Ci permette poi di modulare i chiari con una trasparenza tale da dargli proprio il sentore di una pelle più leggera, più morbida. Ecco, a questo sono serviti tutti i passaggi prima, perché oggi quando ho ripreso a dipingere voi avrete sicuramente pensato: ma scusa, se lo stai rifacendo da capo, perché non andavi direttamente a tono? Perché l'andare direttamente a tono non mi avrebbe dato quella profondità di materia su cui poter lavorare e poter gestirmi in maniera poi alla fine, solo alla fine, più veloce le tinte del quadro. Vige anche qua, come nel restauro, come in tutto, la regola che una buona preparazione del soggetto, quindi un perdere maggior tempo, prendendo con le pinze questo perdere tempo, all'inizio della pittura, faccia sì che poi si abbia una minore perdita di tempo, quindi un minor lavoro, quando si devono dare i colpi di assestamento, diciamo così, all'opera stessa, che viene poi definita con sovrapposizioni tonali, senza però modificare la posizione delle ombre, che invece traspare da tutto quello che andremo ad apporre, quindi senza tradire l'imprinting dato al nostro quadro. Basta, non chiacchierò più, lavoriamo. Come vedete, adesso vado ad aggiungere i terra di siena e gialli in alcune parti. Vedrete, per esempio adesso sto mettendo un po' di blu su questa parte, proprio per dare quella profondità maggiore alle ombre lì dove mi serve, e poi vado a rischiarare creando questo verdino chiarissimo che col pennello sfumato mi tiro su. Quindi ho aggiunto un po' di giallo Napoli per raffreddare leggermente questa parte del viso e lasciare comunque l'ombra, ma fare uno stacco di tono, per esempio con le zone più calde, che quindi saranno più illuminate in maniera diretta. Eccoci qua. Voi adesso vedete malissimo, perché io vedo che questa parte la vedete troppo in luce. Per adesso fidatevi un attimo. Ma oggi c'è brutto tempo. Giallo Napoli e rosso per la bocca. E poi col giallo Napoli semplicemente vado a definire i contorni dall'esterno. Quindi col pennello più largo fondo i colori tra di loro, chiarisco ancora un po' le labbra, anche se mio padre non le aveva molto chiare. Ho arricchito il giallo Napoli e il rosso adesso con una punta di blu per dare un tono più naturale ad un rosa che altrimenti sarebbe troppo Barbie. Qui sto ridando in pratica la base di terra di siena bruciata e giallo Napoli. Perché devo proprio correggere quello che c'è sotto. Quindi devo giungere nuovamente a tono.
anche qui poi prenderò un pennello, faccio asciugare, faccio tirare un attimo il colore, poi col pennello. Vedete? Ok, adesso devo schiarire leggermente, ovviamente, questa. Anche se dal vivo non è come la vedete voi. Ho cambiato posizione alla videocamera perché prima non vedevate assolutamente niente. Adesso vi rendete conto che non sono chiazze chiare su viso scuro, ma vi rendete conto appunto da queste immagini come abbia schiarito, dato i colpi di luce, schiarito l'incarnato che risultava troppo scuro, come vi dicevo prima, ho tirato su il labbro in modo da creare appunto il reale spessore del labbro inferiore di mio padre, che era molto sottile, non era carnoso come lo avevo dato la prima volta, ma andando senza un'immagine stabilita, ma prendendo il ritratto da più foto e dal ricordo, naturalmente nell'immissione del disegno si può fare, si fa. Io ho fatto qualche errore, dopodiché riguardando bene le foto mi sono resa conto, giro un po' il quadro se non vedo niente, mi sono resa conto dell'effettiva anatomia di mio padre. Schiarisco delle parti e inserisco ancora ombre lì dove devo metterne, sempre col pennellone ripasso per intensificare gli scuri dove devono essere intensificati. Ok, e mixo parti nuove e parti vecchie in modo da mimetizzare, vedete l'olio, la grandezza dell'olio, si può rifare tutto e non ci si accorge di nulla. Ora sistemo qui la zona delle sopracciglia, quindi io devo fare gli occhiali, mio padre, quindi prima sistemo il viso sotto e dopo, solo alla fine, ovviamente apporrò la montatura. Quindi prima attenzionerò un attimino sopracciglia, ciglia, gli aggiustamenti di tono che voglio dare alla zona perioculare. Come vedete, io ogni tanto stacco dal viso e mi concentro su altre parti. Lo faccio apposta per non abituare l'occhio a guardare sempre la stessa cosa e quindi a non vederne più i difetti. Ogni tanto mi concentro su altre parti di questo dipinto, quindi ritorno di botto sul viso. Questo è un piccolo trucco per non abituare appunto il cervello all'immagine che si sta guardando. Quindi porto avanti due parti del ritratto contemporaneamente, in modo che quando sono stanca di vedere l'una giro e viro verso l'altra e viceversa. Questo manterrà l'occhio più fresco nella visualizzazione dell'insieme. Provateci e poi mi direte. Stendo il colore, pulisco bene bene il pennello sfregandolo su una pezzuola, poi sempre con lo stesso pennello passo in mezzo tra i due colori per saldarli e dare continuità l'uno all'altro. Del resto l'ombra è continuativa, non è che si spezza da una parte all'altra, a meno che non ci siano dei forti chiaroscuri, ma non è questo il caso. E adesso riprendo a fare quello che stavo facendo sulla mia fronte, quindi le sopracciglia. Mischio un po' di nero con del giallo Napoli e del terra ombra naturale e piano piano
quello che è l'arco sopraccigliare di mio padre. Aggiungo un po' di nero adesso e definisco meglio. Diluisco anche con il medium in modo che la pennellata possa anche venire più sottile. Schiarisco le palpebre così da dare risalto all'iride, quindi passo con un po' di giallo Napoli puro e poi ripasso col pennello. Faccio tirare un attimo il colore, nel frattempo sistemo le orecchie e quindi passiamo alla montatura. Anche qui aggiustamenti di tono con giallo Napoli, terra di siena bruciata, un pochino di rosso per scaldare e dove invece mi servono delle ombre più fredde, blu. Adesso sistemiamo la parte dell'attaccatura dei capelli. Allora, lo infranchiamo con un nero molto diluito. Quindi sul definito scuro diamo dei colpi un pochettino aperti, su cui poi faremo insistere anche delle differenti cromie per dare l'idea del movimento della capigliatura. Definiamo gli spazi della fronte in via definitiva e anche se sbordo un po' di colore non fa nulla perché è il substrato su cui si poggeranno i capelli. Sistemiamo anche le sopracciglia sfoltando il colore con dei colpi di giallo Napoli, quindi alleggeriamo. Quindi cosa abbiamo fatto? Le abbiamo definite, abbiamo distinto il campo su cui insistono, ma adesso le facciamo un pochino scomparire perché sono troppo evidenti. E io voglio rimanere pittorica, non iperrealista, questo è un concetto fondamentale. Con un nero molto diluito, sporcato di terra ombra naturale, quindi un nero sporcato di oilin e quindi anche un pizzico di terra ombra naturale, scarico sulla pezzuola l'eccesso, ricompongo i capelli sull'attaccatura. Quindi facendoli frammistare con il colore fresco ancora dell'incarnato.
man mano caricate sempre più il nero. O il colore, vabbè, del tono del capello che dovete fare. Ritoccate finché non siete soddisfatti dell'attaccatura dei capelli. Con pennelli di diverse grandezze, adesso sto usando un pennello piatto di sbiego, diamo dei colpi per definire qualche ciocchetta di capelli. Le differenti grandezze del pennello determineranno le differenti grandezze delle ciocche, quindi potrete arrivare anche a distinguerlo capello per capello. Non è il mio caso, però volendo si potrebbe. In questa fase giochiamo anche con le cromie, inserirò io qualche capello grigio, qualche capello bianco, perché mio padre non è del tutto nero. Diluite sempre il colore col medium, questo darà facilità al pennello di scorrere. Quindi fate in modo che l'incarnato entri nei capelli e che i capelli entrino nell'incarnato, fondendo quindi insieme le due parti in maniera il più naturale possibile. Adesso prendo un pennellino zero, anzi questo è un triplo zero, e con questi darò i tocchi di bianco, perché non voglio che il bianco prenda il sopravvento su tutto. Quindi prenderò del bianco e lo sporcherò con un po' d'ocra, quindi non un bianco puro sul nero, sennò spara troppo, e quindi inserirò qualche capellino qua e là. Dopo aver apposto i bianchi, li spezzo col nero puro. Sempre col pennellino sottile. Questo li farà movimentare, ma nello stesso tempo gli darà quella sovrapposizione appunto naturale che i capelli hanno. Lascio asciugare un po' e adesso passo agli occhiali. Con un pennellino 00 mi preparo un mix di, quindi, medium, rosso, verde e ocra. Con questo mix simulerò il color oro della montatura. Questi tre colori insieme sono quelli che danno i riflessi oro, pur non mettendo appunto doratura. Se sbavate leggermente e dovete fare cose sottili, con un pennellino pulito ridefinite i contorni. Adesso col nero definiamoci gli scuri, quindi tutte le ombre. Mettiamo il nero e poi tiriamolo via, miscelandolo col colore base, che è appunto il mix di rosso, verde e ocra. E questo farà uscire ulteriormente la lente, rendendola più visibile, quindi un bordino esterno appena percepibile nero, che altro non è che poi l'ombra che si crea sul metallo. E poi con il giallo Napoli puro diamo i colpi di luce. Mi raccomando, scurite sempre la parte bassa delle montature, perché quella che ha contatto con la pelle crea proprio un'ombra che la rende corpo estraneo e non parte stessa del viso.
Come avrete notato, io ho lasciato anche di un tono leggermente diverso l'interno e l'esterno della lente. Do ora qualche colpo di luce. Anche sulla lente per far capire appunto che c'è un vetro. E adesso oscuriamo le parti che vogliamo, dove vogliamo che i bianchi risaltino, quindi oscurirò un po' qui attorno all'occhio. Ok, per oggi mi fermo qui, il quadro è troppo bagnato, abbiamo quindi definito tutti i particolari, il quadro è pressoché finito perché fatta la faccia e tutto il resto veramente è cosa da poco, ma la vedremo nelle prossime puntate. Siccome sto vedendo in anteprima che non vedete molto bene, poi vi farò una foto e ve la metterò a fine video e poi noi ci rivediamo di là. Avete visto un lavoro lungo, un lavoro minuzioso, un lavoro che comunque dà tantissima soddisfazione e che rende viva un'opera. Adesso il mio percorso è quasi concluso, il soggetto è ben stabilito, lì c'è mio padre, lo vedo, ce l'ho innanzi, mi emoziona tutto questo e vi ringrazio di avermi fatto compagnia in questo lavoro che per me è stato veramente, veramente difficile da mettere in atto, specie con una videocamera accesa. Bene, io vi rimando al prossimo video. Da ombretta e d'arte per te è tutto! Arrivederci, alla prossima!